Prego, Guido. Rinnovo il mio ringraziamento per questo invito e come sapete meglio di me, sono tempi critici per chi si occupa di quel mondo. Tutti noi siamo stati investiti da eventi che non avevamo previsto, e questo forse è anche una responsabilità che abbiamo. Naturalmente, la cosa peggiore che potremmo fare sarebbe rimuovere il contesto in cui stiamo esercitando la nostra attività, stiamo facendo il nostro lavoro in questo momento. Sarebbe sbagliato anche cedere a una logica di tipo il tifo da calcio. La gente si aspetta da noi che noi ragioniamo su quello che sta succedendo, che contestualizziamo, che non vuol dire giustificare questa aggressione criminale che sta avvenendo, chiaramente, ma sta avvenendo e noi ci troviamo in questo momento storico e dobbiamo capire le ragioni storiche profonde, i meccanismi profondi che hanno portato a questo o anche attraverso la comparazione con altri momenti storici in cui quel paese, la Russia, si è trovato in un clima di mobilitazione bellica, per vedere quali possono essere le affinità, le divergenze con un altro periodo storico. È uno dei tanti modi, non l'unico, naturalmente, uno dei tanti modi per concettualizzare quello che sta avvenendo adesso, se lo si può fare anche su altri piani, naturalmente, per esempio analizzando i processi profondi nella società russa negli ultimi decenni, il sistema di potere che si è creato, il rapporto fra intellettuali e potere, cioè si possono fare, gli approcci possono essere i più diversi. Io ho scelto oggi Ho scelto questo approccio, ossia fare una carrellata su come la società, la cultura russa, ma in generale, la cultura in senso ampio, russa ha reagito allo scoppio di una guerra che è stata quasi altrettanto inaspettata di questa, la prima guerra in cui la Russia, dai tempi di Napoleone, si è vista impegnata su quasi tutta la propria frontiera occidentale e una guerra vissuta come decisiva per le sorti della nazione. 1914, quindi questa è tra l'altro la cosa, forse, o la prima cosa che mi ha sempre fatto pensare fin dall'inizio di questa guerra, avendo letto i giornali, riviste, i quotidiani del periodo tra lo sparo di Sarajevo e la dichiarazione della guerra, sono rimasto colpito dalla mancanza totale di percezione che i contemporanei avevano di quello che stava per succedere. C'è una rivista, non sto parlando di riviste tipo Panorama, la rivista Ruskaya Myśl, Il pensiero russo, rivista fondamentale di altissimo livello culturale, di orientamento liberale, dà la notizia dell'assassinio di Sarajevo insieme a un reportage sulla estinzione degli aborigeni australiani, che, massimo rispetto, chiaramente, un problema molto importante, ma mi sembra che nel luglio del 1914, forse Sarajevo era un po' più. Ricordo per esempio gli articoli del quotidiano Riech, il discorso quotidiano del partito cadetto, sinistra liberale, una specie di La Repubblica del tempo. Si parlava, certo, c'erano i reportage
sugli incontri diplomatici dopo l'assassinio dell'arciduca, non è che non ne parlasse, chiaramente, ma si parla di tutto, del gran caldo che pregiudica il raccolto, c'è un processo per lesa maestà al capogruppo menscevico alla Duma che aveva detto che lo zar era uno stronzo, insomma, e lo incriminano per lesa maestà, prima volta che succede, e c'è tutta la polemica se dare o no l'autorizzazione a procedere. Sono le polemiche su un deputato alla Duma antisemita, noto che gli addetti ai lavori di cognome Purishkevich, uno dei capi delle Centurie Nere, che faceva liste di ebrei che risiedevano illegalmente in zona della Russia dove gli ebrei non potevano risiedere, li sch faceva schedare alla polizia. Insomma, si parlava del romanzo appena uscito di Andrei Bieli, Pietroburgo. Qualcuno di voi probabilmente conoscerà, e c'è un dibattito sui quotidiani su cosa aveva voluto dire Bieli in questo romanzo incomprensibile. Si parlava di tutto. Beh, sembrano un po' i dibattiti che si fanno oggi. Avercelo un Bieli che scrive Pietroburgo oggi. Si parlava, questa è una cosa abbastanza buffa. C'è uno scrittore noto al tempo di nome Georgi Chulkov che aveva scritto il romanzo Satana. Naturalmente siamo in pieno periodo dell'età d'argento, quindi questa cosa è molto basato sui contrasti fra tre fratelli, uno di sinistra, uno liberale e uno monarchico, che si spartiscono l'eredità del padre morto misteriosamente. Naturalmente è una riedizione in salsa moderna e politica di quale romanzo famoso russo? Tre fratelli. Babbo ammazzato. Chiaramente, potrebbero scrivere anche oggi sulla falsariga di Chulkov un romanzo dove ci sono tre fratelli, uno super comunista, uno del PD e un meloniano, no? Che si spartiscono. Insomma, cioè nessuno percepisce quello che sta veramente per succedere. Poi si arriva al 14 luglio, giorno prima della dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, una lenzuolata di due pagine centrali sui carteggi di Casanova, finalmente usciti in lingua russa. Il 15, dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia. Il 16, l'opinione pubblica russa è squassata, comincia a essere squassata da una fortissima mobilitazione patriottica. E qui, tra l'altro, mentre questa inconsapevolezza fino al momento in cui la guerra effettivamente inizia è qualcosa che abbiamo vissuto anche noi, la storia ci insegna questo, che le grandi fratture spesso avvengono per un accumulo di contraddizioni sottotraccia che noi non vediamo, ma quando poi avviene il patatrac, come diceva Marx, ben scavato, vecchia talpa, nessuno se lo aspettava proprio in quel momento. Ecco, la risposta della società civile russa fu diversa allora. Noi abbiamo visto più che altro sgomento tra i russi inizialmente, la maggioranza dei russi, per quello che stava succedendo adesso. Allora invece, beh, d'altra parte, una guerra con la Germania è un conto, nemico storico, un conto è una guerra con un popolo percepito come fratello fino a questo momento. Comincia una grande ondata patriottica. Wagner viene sostituito con Rimsky-Korsakov, viene rinominata Pietroburgo, tra l'altro in Pietrogrado, tra l'altro sfruttando un verso non molto beneaugurante del Cavaliere di Bronzo di Pushkin, dove si legge: «Sull'incupita Pietrogrado spirava novembre il gelo d'autunno». Tra l'altro, come sapete meglio di me, il Cavaliere di Bronzo parla di una catastrofica inondazione. Ecco, forse se lasciavano Pietroburgo se la gufavano un po' meno, ma insomma, comunque. Ci sono tra l'altro anche episodi anche abbastanza buffi. Per esempio, era in corso in Germania il congresso scacchistico internazionale e i poveri scacchisti russi ci mettono 2 mesi per tornare in patria passando dalla Norvegia perché, cioè, le frontiere vengono chiuse. D'altra parte, no, probabilmente con la mossa del cavallo passando dalla Norvegia. Il primo, naturalmente, il primo che si butta tra gli scrittori
proprio suonare le fanfare ultranazionaliste. Tra l'altro, la cultura è quasi tutta schierata proprio in chiave iperbellicista. Quelli di centro, beh, destra chiaramente, ma anche cadetti, e anche buona parte degli scrittori di sinistra. Comunque, il primo fanno eccezione quasi solo i bolscevichi, che però, uno, erano quasi tutti all'estero in galera, due, erano non tanto per la pace quanto per trasformare la guerra in guerra civile. Quindi, insomma, anche lì so, pacifismo un po' sui generis, ma non sarò certo io a parlare male dei bolscevichi. Il primo, comunque, a suonare le fanfare, proprio subito un bello squillo di tromba, è naturalmente Vasili Rosanov, scrittore. Diciamo multitasking per eccellenza, uno scrittore noto per la sua totale mancanza di principi, da lui rivendicata, tra l'altro scriveva, su giornale, scriveva articoli antisemiti su riviste di destra, filo semite su riviste di sinistra, era veramente, ma proprio, lui diceva che questo era una superiore manifestazione di libertà spirituale, no? Una specie di Vittorio Sgarbi di quei tempi, sto scherzando, era stato un grandissimo scrittore, diciamo uno che fiutava abbastanza il tempo che faceva, e scrive, comincia subito, il giorno dopo scrive un fiotto di giovinezza ci ha sciacquato l'anima, per la strada la gente si è fatta più giovane, tutti hanno quell'espressione che noi conosciamo nella notte di Pasqua, no? La notte di Pasqua dove tutti aspettano chissà che cosa. E naturalmente poi si accodano anche gli altri. Guardate, io non sto facendo, sì, faccio anche un po' di ironia naturalmente, ma pensate poi, cioè, questi andavano verso la catastrofe, non se ne rendevano conto. Andavano verso la catastrofe, basta guardare pochi anni dopo alcuni di loro, come la maggior parte di loro, come sarebbe finita. E una cosa, poi passiamo anche alla poesia, eh? Poi passiamo anche alla poesia. Volevo fare un piccolo case study, come dicono quelli che hanno studiato, su una seduta monotematica che viene fatta all'Associazione Filosofico-Religiosa di Mosca, un'associazione intitolata Vladimir Salavyov, pensatore religioso, tra l'altro ecumenico e pacifista, assolutamente. Ma in quel momento queste piccolezze vengono messe da parte e fanno una assemblea pubblica il 6 ottobre, tra l'altro prendendosi anche i sarcasmi di Zinaida Gippius, poetessa, secondo me non di grandissimo livello, donna a me non simpatica per questioni posteriori, ma bisogna dire una delle poche che si schierò da subito in chiave assolutamente contraria alla guerra, soprattutto contraria a certi eccessi di cattivo gusto dei suoi colleghi. Infatti la Gippius, Pietro Burghese Doc, l'associazione filosofico-religiosa aveva sede a Mosca, dice, scrive nel diario: bah, i moscoviti sono invasati dal patriottismo ortodosso. Questa Mosca, città incomprensibile e spesso inattendibile, dove ora c'è una rivolta, ora un pogrom, ora il decadentismo, ora l'urrà patriottismo, e tutto questo insieme, no? Dice, insomma, questa riunione dell'associazione filosofica apre le danze il poeta e filosofo Vyacheslav Ivanov, che comincia parlando degli angeli che si battono a capo dei popoli, del sacro dovere per ognuno di difendere la patria, eccetera, eccetera, eccetera. Poi comincia una disputa piuttosto lunga e sconclusionata, dove figurano sia Santa Genoveffa di Parigi, è quella che è naturalmente in omaggio all'alleato francese, è quella che ha incitato i parigini a resistere agli unni di Attila, e viene messa insieme a Sergio di Radonezh, il principale santo e monaco russo. Finisce Vyacheslav Ivanov dicendo: in nome del padre, del figlio e dello spirito santo, mirate alla testa.
Continuano altri come il presidente dell'associazione Salavioff, che si chiama Grigori Racinski, parla di Guglielmo II come del biblico Nabucodonosor che getta il guanto di sfida a Dio e finisce citando Tasso: O musa tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona. Come vedete, si dà proprio il fiato alla propaganda. Passa poi la parola a Evgeny Trubetskoj, filosofo di orientamento soloviediano, che quindi non può proprio parlare con toni molto troppo bellicisti, e si diciamo, dice, parte rivendicando il carattere assolutamente non aggressivo e non di conquista della guerra da parte della Russia. Anzi, la metto su questo piano. Noi siamo scesi in guerra per liberare tanti. Niente di meno che la Polonia, nel senso che ci vogliamo prendere anche i pezzi della Polonia che erano austriaci e tedeschi, così la Polonia finalmente sarà ricostruita come organismo unico, naturalmente all'interno dell'impero russo. Ci si mette anche Sergej Bulgakov che parla della messianica unità fra zar e popolo. Poi c'è un filosofo molto noto a quei tempi, giovane, morto presto, di nome Vladimir Erne, con un testo poi diventato piuttosto famoso, intitolato Da Kant a Krupp, uno dei testi principali del neoslavofilismo russo, in cui sostanzialmente Erne dice la seguente cosa: nel momento in cui Kant ha espulso qualsiasi dimensione ontologica, cioè la viva percezione di un Dio, dalla ragione e dalla volontà dell'uomo, e le ha sottomesse, ragione e volontà, a una razionalità fredda e immanente, ha fatto sì che l'aggressività umana dilagasse verso l'esterno. Praticamente si comincia con la negazione del trascendente in Kant e si finisce con Krupp, naturalmente una famiglia di produttori di armi che trasformano questo gelido razionalismo in industria di morte. Finisce tutto questo poi finisce su un numero speciale di Ruskaya Myslya, la rivista che avevo già citato. Si finisce con Piotr Struve, notevolissimo politico dell'epoca, che ha iniziato come marxista. Poi si era spostato sempre più a destra, in questo momento è su posizioni liberal-conservatrici patriottiche, che scrive un intervento intitolato Grande Russia e Santa Rus', in cui dice che la guerra è il crogiuolo nel quale queste due identità della Russia, la Russia spirituale, la Rus' spirituale, religiosa, eterna, la Rus atemporale come dimensione dello spirito e la velikaja Rossiya, ossia la compagine statale imperiale immanente che esiste nella storia, si uniscono in un'unica missione nell'idea nell'esercito, nella figura del milite e nell'idea del podvig, il podvig che vuol dire sforzo, impresa. Sforzo per un'idea, Podvig è un'impresa fatta in nome di qualcosa, o di un'impresa o spirituale o militare o entrambe contemporaneamente. Tra l'altro è un lessico dostoevskiano, preso di peso dall'ultimo Dostoevsky, quello del diario di uno scrittore. Parlava di Podvig e della rinascita spirituale russa durante la guerra balcanica, 76-77. Quindi c'è un riferimento all'ultimo Dostoevsky, quello più nazionalista, più imperialista, proprio più aggressivamente imperialista. Questo offre diciamo l'establishment culturale. Tra l'altro non sono persone di destra, queste non sono ultranazionaliste. In genere è tutta gente che gira, che gravita intorno al partito cadetto, quindi al partito liberale, tra l'altro anche abbastanza di sinistra. In realtà i cadetti, quelli che facevano politica, non tanto questi intellettuali, ritenevano che la Russia avrebbe dato un bello che la guerra avrebbe dato un bello scossone alla Russia anche a livello di rinnovamento della politica interna e che mostra, avete presente quando si chiede ai partiti politici responsabilità, no? Votate così perché per essere responsabili, ce lo chiede l'Europa, no? Tipo, se i cadetti, ossia liberali,
avessero dimostrato responsabilità nel momento supremo dello sforzo bellico, lo zar poi si sarebbe rabbonito, avrebbe accettato di diventare più democratico anche lui e tutto sarebbe andato bene, magari facendo diventare ministro Miliukov. Miliukov poi diventerà ministro, effettivamente, ma col governo provvisorio, quando finalmente dello zar se ne sono sbarazzati, proprio grazie a questa guerra che almeno qualcosa di buono all'inizio lo ha prodotto. Naturalmente, vista questa atmosfera generale, è ovvio che anche nel campo delle belle lettere dilaghino le fanfare belliciste e super patriottiche, naturalmente soprattutto da parte di scrittori che nella quasi totalità al fronte si guardavano bene dal metterci piede. Una delle cose che mi fanno più schifo, devo dire, nel panorama culturale della Russia di oggi, sono questi pseudo intellettuali dell'establishment, politici, pubblicisti che inneggiano alla guerra in corso, ma non ci vanno e trescano perché non ci vadano i loro parenti, i loro familiari. Gli altri ci devono andare, non loro. Questa cosa c'è sempre stata, c'era anche ai tempi, stiamo parlando di intellettuali veri nel 1914, non questa gentaglia che dice queste cose adesso nella Russia di ora. Sono esternazioni. Poi leggeremo anche qualche verso, vediamo cosa dicono le esternazioni proprio di alcuni dei principali attori della letteratura di allora. Leonid Andreev, scrittore a sua volta tutt'altro che reazionario, dice: la Russia deve vincere a qualsiasi prezzo e nell'aspirazione alla vittoria il popolo e il governo devono essere uniti, sconfiggere la Germania è necessario, una questione di vita o di morte, non solo per la Russia, il più grande stato slavo che ha ancora tutte le possibilità davanti a sé, ma anche per gli stati europei. Vyacheslav Ivanov di nuovo dice: in forza delle cose la Russia si assicurerà l'egemonia nel mondo slavo. Io spero che la letteratura russa, che ha già conquistato il primato mondiale, sarà all'altezza della sua missione ed esprimerà l'idea slava che vi è racchiusa. Ossia, prima abbiamo conquistato il mondo, la letteratura e con la nostra spiritualità, adesso mandiamo le truppe e ci prendiamo anche qualche bocconcino qua e là. Valery Bryussov, se fosse noto, poeta, secondo me, oggi ormai illeggibile, ma ai tempi un maître era un po' il Baudelaire considerato, il Baudelaire russo. Se fosse necessario scegliere fra la poesia e la patria, che periscano il poeta e la poesia e trionfi la grande Russia. Tra l'altro diventerà bolscevico subito dopo la rivoluzione. Guardate che io tra l'altro non ho niente contro gli intellettuali che si sono messi coi bolscevichi dopo, perché ci credevano perché ritenevano di poter realizzare tramite i bolscevichi un loro programma. Penso per esempio a un Alexander Blok o anche a Pasternak, che negli anni 20 sicuramente è stato un poeta del tutto leale col potere sovietico. Si potrebbero fare tanti altri nomi. Ci sono invece gli scrittori che si vede benissimo che se al posto dei bolscevichi avessero vinto i marziani, avrebbero cantato in mazze. Se avesse vinto Darth Vader, avrebbero cantato Darth Vader. Certamente, Bryussov è uno di questi. Constantin Baumont, poeta profumiere per eccellenza. Simpatizzo in massimo grado per la guerra della Russia con la Germania. Gli slavi e i russi non hanno mai avuto un nemico più crudele, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciano a uscire raccolte poetiche, dove tra l'altro questi poeti, veramente tra i principali dell'epoca, non danno grandissima prova di loro. Salagub, Fyodor Salagub, eccellente poeta, ultra decadente. La raccolta poetica Guerra, la raccolta di prose L'anno furioso. Io cito quasi tutto in italiano perché non so se tutti voi capite i titoli in russo. Sergei Gharadetsky, tra l'altro, che con la raccolta poetica L'anno 14, dove addirittura c'è una poesia intitolata La Candelora dello Zar. La Candelora dello Zar. Diventerà anche lui è un poeta prostituto di quelli che diventeranno super bolscevichi dopo. Leonid Andreev, che col dramma Il re, la legge e la libertà, dedicato al re del Belgio, Belgio occupato dai tedeschi. E inaspettatamente Mikhail Kuzmin, poeta raffinato, sensuale,
grande poeta, a differenza di altri citati fino adesso, il poeta tra l'altro che ha introdotto nella poesia russa il tema dell'amore omoerotico, veramente, che anche lui, insomma, in questo periodo, diciamo che vedremo, si dà abbastanza da fare. Poi naturalmente ci sono anche proprio gli scrittori di seconda fila, che naturalmente sono quelli che calcano di più la mano, no? Per esempio un certo Nikolaj Agnifziev con la raccolta poetica Sotto il clangore delle spade e un certo Evgeny Wienski con una miscellanea intitolata Sui tedeschi, scusate il termine. Ahimè, ahimè. Naturalmente gli scrittori di rilievo, anche se questi loro versi bellici non sono sicuramente tra i loro migliori, paradossalmente per chi ne conosce tutta la produzione si vede come mantengono la loro fisionomia. Per esempio Balmont mantiene tutta la sua guasconeria cosmica. Balmont è un poeta, come potremmo dire, Nietzscheano Pop, no? Che è famoso per la sua raccolta Saremo come il sole, no? L'inno al sole, Zarathustra, questa roba qua, no? E tutto però un po' profumato, un po', no? Così turgido. E infatti questo si mantiene anche nelle poesie sulla guerra. Per esempio dice: quando parla la Russia parlano i tuoni celesti. Questa la devo dire in russo perché non resisto. Kagdasa gavarit Rassia, togroma nieba gavariat. No? E in una poesia intitolata La buona novella di battaglia. Bryusov è, come al solito, superomistico. Lui invece, più che l'afflato cosmico, da Nietzsche prende l'idea del superuomo anche in versione un po' carnale, grezza in certe poesie, e scrive infatti: guardando le lontananze misteriose, attendiamo con coraggio cose illimiti. Salagub, come al solito, è cupo, depresso e minaccioso, e in una poesia intitolata Na Nachinayushva Bog, che si può tradurre con vendetta di Dio su colui che inizia, cioè quello che comincia, Dio, oh, t'ho beccato, sei tu il cattivo, adesso ti punisco, no? E scrive: vendetta di Dio su colui che inizia, il suo pugno in ferrea corazza, ma si schianterà sopra l'abisso contro la nostra incrollabile fortezza. Vyacheslav Ivanov, poeta e filosofo di notevole livello, che tra l'altro ha vissuto e morto a Roma poi negli anni post-rivoluzionari, c'è un centro importante di studi a lui dedicato. Io ci ho scritto la tesi di laurea sopra, quindi non è che c'ho nulla contro Ivanov, per l'amor di Dio, ma come al solito la butta su un misticismo ortodosso ammantato di lessico antico slavo. Come poeta è molto farraginoso, a dire la verità, e scrive cose tipo: quando per decreto di forze superiori la Rus prevale sui nemici, è l'arcistratega Michele oppure San Giorgio ad aiutarla. Anche l'altro Ivanov, Gheorghi, tra l'altro un poeta proprio assai poco marziale, si professa devoto a San Giorgio alato e saggio duce, nella poesia Gheorghi Pabedanosiez, ossia Giorgio Niceforo. E di nuovo Mikhail Kuzmin, cosa vedete, a me stupì molto quando lo scoprì, perché mai avrei pensato che uno come lui potesse scrivere boiate del genere. Però ecco, Kuzmin anche nelle poesie di guerra si vede sempre quella sprezzatura un po' ironica, quella chiave un po' in minore, quel fare un po' l'occhiolino al lettore, no? Che nella sua produzione poetica più importante è proprio la sua chiave di lettura. È un poeta straordinario. Nella sua poesia intitolata O Teodoro Stratilata, è tutto un assetarsi di arcangeli, santi, madonne, però, come ho detto, con una certa vena di sprezzatura un po' ironica, scrive: i libri di scuola ci hanno mentito che il tempo dell'eroismo è finito, il cuore è stretto dal dolore, ma l'anima, ammettetelo, è chiarore. La traduzione è mia. In russo suona molto meglio. Poi c'è Igor Severianin, il fondatore del cosiddetto egofuturismo, che abbandona la sua musa, di la verità, un po' svenevole, per imbracciare
la lira di Tirteo, con effetti, a dire la verità, involontariamente autocaricaturali. Sentite cosa scrive. Quando la patria è nel fuoco e non c'è acqua, versa sangue come acqua. Benedizione al popolo, benedizione alla guerra. Ve lo leggo anche in russo. Kagdatie cestvavagnie, iniet vadi, liei krov kak vodu, blagoslavienie narodu, blagoslavienie vajnie. Forse è meglio non dirlo tanto in giro, perché li potrebbero recuperare tutti e ripubblicarli oggi, questi qua. E non meno comico nel suo patriottismo scarmigliato è Garadiezky, che dice: tu sarai nostra, tu sarai nostra in questa guerra fatata. Secondo voi, tu sarai nostra è riferito a chi o a che cosa? A Costantinopoli. Questi miravano soprattutto a prendersi Costantinopoli, un po' perché è il simbolo della spiritualità ortodossa, un po' perché ci passano le navi commerciali, no, dal Mar Nero al Mar Mediterraneo, e quindi insomma si fanno affari, il che non guasta mai anche per le persone più mistiche. L'unica che, no, non l'unica, poi vedremo anche poeti che la prendono diversamente. Per ora sto facendo una carrellata di orrori, ma il mio scopo qui non è di far vedere quanto la poesia russa facesse ridere nel 1914. Poi ci sono anche poeti che la cosa la prendono sul serio. Intanto la Gippius, che scrive, come ho detto, poetessa non eccelsa, che però ancora nel novembre del 14 scrive una poesia dove dice: poeti, non scrivete troppo presto, siamo ancora fra le mani del Signore. Oggi ancora fumigano le ferite, la gloria ancora non ci serve oggi. Nelle ore di sofferenze ingiustificate e dalla battaglia, dalla sorte incerta, ci serve un pudico silenzio e forse preghiere a bassa voce. Ma al solito il buon senso femminile non guasta in una situazione del genere. Non le danno ascolto, naturalmente, rincarano la dose. Bryusov, per esempio, nella poesia sul bombardamento dei Dardanelli, paragona le corazzate alleate nel Mar di Marmara ai crociati redivivi. Oppure Gradiezky, che si cala nei panni di un amazzone antitedesca e dice: ma non fa paura al cuore mio di donna, mi cingerò di sciabola e prenderò il fucile. O Balmont, con particolare cattivo gusto, che parla a nome di tutte le madri. Si cala, cioè dà voce a una madre che benedice la morte del figlio. Ma ecco, sgranando il rosario, io benedico la tua morte. Novot piribiraia ciotki, blagoslavliaio, smiert tvayu. Io penso che nessuna madre mai al mondo direbbe una cosa del genere. Già nel 1915 la guerra prende una piega disastrosa e le fanfare si acquietano. E di nuovo la Gippius, stavolta con una vena sarcastica, scrive la continuazione della poesia dell'anno prima. Dell'anno prima, infatti, questa è intitolata Tagda i Apiat, ossia allora e adesso, dove dice: allora avremmo voluto che tacessero della guerra i poeti, che i primi dolori almeno li potessimo vivere in silenzio. Ma che? Si buttarono come belve, guerra, alla guerra, della guerra, e i gridi, e appelli, e sbattere di porte. Non ci fu più scampo. E poi d'un tratto, come nostra usanza, sparì l'ardore bellico. S'eran stancati dei loro propri appelli, delle proprie parole. Anche nei poeti che erano stati più turgidi e più patriottici, e insomma questi ardori, con la piega che sta prendendo la guerra, i tedeschi le suonano di brutto ai russi, cominciano a scrivere in modo diverso. Balmont, per esempio, comincia a mettere in parallelo gli orrori della guerra, le mutilazioni, con la vita cinica e indifferente delle retrovie. Per esempio, scrive: parla delle mutilazioni, degli orrori, e poi sode. Che c'è di nuovo? Frusciano leggeri i giornali. Oggi siete all'opéra parterre, in quinta fila, no? La gente che sta a casa e se ne frega, mentre quelli si fanno ammazzare. E Bryusov,
nella poesia il trentesimo mese, addirittura del gennaio del 1917, scrive: «Sono obliati i chiari appelli dei primi giorni della lotta. Nei boschi si scannano i trogloditi al suono del tamburo e della tromba». Sti poveri soldati che sono stati mandati in guerra a pedate nel sedere con Brusov, che all'inizio diceva: «Sì, andate, fate, brigate, rischiate», sono diventati dei trogloditi. Vabbè, ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, fa e scrive in momenti del genere. Questo anche oggi dobbiamo sempre ricordarselo. Ecco, qui viene fuori una cosa interessante. Non tutti i poeti dell'epoca si lasciano andare a appelli caricaturali di cattivo gusto. Anzi, proprio la guerra potrebbe sembrare quella cartina di tornasole, per una sola. Avete presente quando Virgilio dice a Dante: «Qui si parrà la tua nobilitate», no? Ora stiamo a vedere quanto vali davvero. Sono solo i poeti che furono capaci di affrontare il tema bellico in modo degno, serio, senza prendere scorciatoie, senza svendersi. Sono quelli che poi sono rimasti nel canone alto della letteratura russa, nei piani alti, nella serie A della gerarchia poetica della russa del Novecento, che è piuttosto ben guarnita. Anche perché è chiaro che cominciano per la Russia, in questo periodo, con la guerra, una nuova epoca storica basata su smottamenti tellurici, masse in movimento, una vita giocata tutti i giorni sul serio, la rivoluzione, la guerra civile, il nuovo potere che sorge dopo, e il fatto di essersi mostrati in grado di prendere sul serio e di parlare della guerra in modo adeguato, probabilmente è anche il primo passo per sapere essere poeti, voce poetica di questa nuova epoca tragica che sta per cominciare per la Russia e per la sua cultura. Anche qui, naturalmente, ognuno lo fa un po' a modo suo. Marina Tsvetaeva, per esempio, fa la bastian contrario, come sempre, e in un momento in cui tutti sono pervasi di patriottismo, scrive una poesia alla Germania, dove scrive: «Germania, mia follia, Germania, amore mio», una dichiarazione d'amore per la Germania, per la sua cultura. In realtà non è una mera provocazione, anche se nella Tsvetaeva, soprattutto da giovane, la vena provocatoria c'è sempre. Nella Tsvetaeva c'è un elemento costante che è il disagio nei confronti della storia, la storia che distrugge il mito, che distrugge l'armonia di una cultura vista in chiave di mito eterno, questa storia che distrugge questa armonia. Infatti la Germania che viene cantata è una Germania da favola, non è la Germania di Krupp e dell'imperatore Guglielmo. Una Germania da favola, sono citati i miti del folklore, della letteratura tedesca. E veniamo a Alexander Bloch, poeta sommo di questo periodo, che rimane in realtà in posizione piuttosto defilata. La guerra a lui sembrava qualcosa di assolutamente non sublime. La vede come una sorta di macchina produttrice di morte. E nient'altro. Era un depresso cronico, ma questo è un altro discorso. E è vero, canta la città di Anversa, minacciata dagli aeroplani tedeschi. Parla della guerra, nella sua poesia di quest'epoca soprattutto emerge questa sensazione di circolarità, di ripetizione, di monotonia. L'aereo che rotea su Anversa è come la tempesta di neve che rotea nella Nemesi e che poi roteerà nei Dodici. E abbiamo per esempio il Nibbio che rotea nell'omonima poesia Porschun, il Nibbio, dove si legge:
Passano i secoli, fragore di guerra, s'alza la rivolta, bruciano i villaggi, ma tu sei sempre la solita, patria mia, di lacrimosa e antica bellezza. Fino a quando dovrà affliggersi la madre? Fino a quando volteggerà il Nibbio? La guerra per Bloch è fondamentalmente l'estrema manifestazione di quelli che lui chiama Vrimena gluchie, tradotto da Ripellino, tempi oscuri, che in realtà è più tempi sordi, tempi opprimenti. E infatti scrive proprio una poesia molto nota su Cash, sulla rivista modernista Apollon, nel 14, Rajdionev gadagluchie, che vuol dire quelli che sono nati in tempi oscuri, e dice: noi figli dei terribili anni della Russia non potremo scordarci di nulla. E poi c'è tutta la tipica, il tipico immaginario blochiano. Tra l'altro, proprio sulla stessa, da pagina davanti a questa poesia di Bloch, molto cupa, terribile, vediamo nella stessa rivista Apollon una poesia di Vladislav Khodasevich, poeta allora ancora non molto noto, che scrive la poesia Dai versi dei topi, una poesia scritta a nome di dei topolini sotterranei intenti a pregare per i topi di campagna, che sarebbero i soldati di Russia, di Francia e di Belgio, impegnati in una lotta contro i baffuti gatti di Svevia, no? I topolini alleati contro i gatti delle potenze centrali. Tra l'altro mi ricorda un po' l'immaginario del fumetto Maus di Art Spiegelman, no? E è molto tenera, tra l'altro, questa poesia, dice Khodasevich: nei nascosti meandri sotterranei c'è amaro fremito e fruscio devoto e una candela accesa per voi topi di campagna che vi battete contro i gatti crudeli. Naturalmente poi è il momento di parlare dei tre acmeisti principali, che sono già separati a questa data, nei loro percorsi umani e artistici, ma si fanno trovare tutti e tre ben pronti come tre cavalli di razza per parlare della guerra, ognuno a modo proprio. Cominciamo con Gumilyov, che è uno che la guerra la fa davvero, è uno dei pochi, con dedizione assoluta, ne trae accordi, lui va al fronte, si becca anche delle belle medaglie, perché è un uomo di grande ardimento, di grande coraggio, un patriota, un conservatore. La Meloni l'avrebbe potuto fare ministro della cultura al posto di questo qua che ci hanno messo, quello del TG2 che hanno messo. È vero. Lui sì, Gumilyov sarebbe stato un ottimo ministro per questo governo, ma ahimè. E per esempio questa ruvida solennità di uno che la guerra la fa e la vede da vicino, come nella poesia intitolata proprio Vaina, guerra, che recita così, l'ho tradotta io, quindi non vi aspettate: come cane pesante alla catena pesante, latra dietro al bosco la mitraglia, e ronzano gli shrapnel come api che raccolgono miele rosso chiaro, e l'urrà lontano è come il canto dei falciatori, finito il duro giorno, sembrerebbe un pacifico villaggio nella più tranquilla delle sere. E davvero è luminosa e sacra la grandiosa causa della guerra. Serafini chiari e irtidali baluginano alle spalle dei guerrieri. Operaio che piano si incammina per i campi madidi di sangue, semini eroismo e falci gloria, e tu adesso, Signore, benedicilo. Come chi si incurva sull'aratro, come chi ti prega nell'ambascia, il suo cuore brucia innanzi a te, brucia come cera di candela. E continua poi su questa. È una capacità di parlare di guerra
al contempo sobrio, in modo sobrio e ispirato. Si trova anche in un'altra poesia intitolata L'Avanzata, pubblicata sempre accanto, proprio accanto all'epitaffio di Bloch e allo scherzo di Kodasevich sui Topolini, come se in questo numero della rivista Apollon si facesse una sorta di cernita di come si può parlare della guerra senza cadere negli stereotipi più triti. E questa poesia di Gumilyov è veramente un capolavoro. L'Avanzata, il paese che potrebbe essere un paradiso, ora è un antro dove il fuoco si acquatta. Avanziamo da 4 giorni, da 4 giorni non mangiamo, ma non ci serve il pane terreno in questa ora chiara e tremenda, poiché il verbo di Dio assai più del pane ci nutre. Settimane irrorate di sangue, abbacinanti e tanto leggere, su di me gli shrapnel esplodono, scagliano lame più veloci di uccelli. E io grido e la voce è selvaggia, come il rame che cozza sul rame. Io che reco una grande idea, io non posso, non posso morire. Poi in realtà l'hanno ammazzato i bolscevichi qualche anno dopo, come probabilmente sapete meglio di me. E passiamo al molto meno marziale Mandelstam. Mandelstam, naturalmente, in guerra non ci va assolutamente. E uomo mite e privo di diciamo vigore marziale, affronta il tema nella poesia Europa e nella sua consueta maniera di questo periodo, allo stesso tempo concreta e metafisica. Ma no, sto parlando un po' troppo. Quanto tempo c'è ancora? C'è ancora tempo? Ah, no, vabbè, 10 minuti. Una maniera concreta e metafisica. È come se l'individuo, nella sua poesia di questo periodo, è come sempre, se sempre l'individuo e l'universale si specchiassero l'uno nell'altro, attraverso una membrana traslucida che separa e unisce individuo e universale. E in questa poesia, questa membrana è la carta politica d'Europa, che è un nuovo avatar di questa membrana al posto del vetro, dello specchio, del quadrante d'orologio, di altre poesie. E scrive Mandelstam: come Mediterraneo granchio, stella di mare, gettato via dall'acqua, fu l'ultimo continente. Avvezzo all'ampia Asia ed all'America, si affievolisce oceano nell'ambire l'Europa. Sono sbrecciate le sue rive vive e modellate d'aria le penisole, un po' femmine i tratti dei suoi golfi, Biscaglia, l'arco pigro di Genova, terra natale di conquistatori, Europa avvolta in stracci dalla Santa Alleanza, calcagno della Spagna, medusa dell'Italia, dolce Polonia, privata del suo re, Europa dei Cesari, da quando Bonaparte, trafitto fu dalla penna che Metternich scagliò, sotto i miei occhi per la prima volta da 100 anni, muta la tua carta misteriosa. Vedete? In modo molto diverso, una sorta di trasognato stupore un po' metafisico, un po' infantile, no? Di fronte a questa Europa che sulla carta sta mutando i suoi contorni, come un ente metafisico che si vede, si comprende, ma non fino in fondo. E poi naturalmente abbiamo l'Akhmatova, che a tutto questo contrappone una musa in minore, lievemente stilizzata secondo moduli folclorici, e tra l'altro è il momento forse in cui la poetessa si svincola, diciamo, da quell'intimismo un po' piagnone delle prime due raccolte e inizia a modellare quel suo io poetico, tra profetessa di sventure e madre timorosa per la sorte dei figli, un po' Cassandra, un po' Ecuba, che farà, diciamo, nella sua poesia, che renderà la sua poesia natura, diciamo, lo specchio un po' dei destini di
della nazione. Qui, tra l'altro, iniziano anche le vicissitudini censorie di Akhmatova, perché la terza strofa di questa poesia, molto nota peraltro, che adesso leggo e con la quale magari vado a concludere, non viene permessa dalla censura. Lezzo acre, da 4 settimane la torba secca arde nelle paludi. Oggi neppure gli uccelli han cantato, il pioppo già più non stormisce. Il sole è divenuto un castigo divino e la pioggia da Pasqua sui campi non si asperge. Uno storpio viandante è arrivato e diceva sull'aia, e qui comincia la strofa incriminata: tempi funesti giungono, presto le tombe fresche si assaperanno, attendete fame, terremoto, pestilenza e l'oscurarsi degli astri celesti. Ma a suo estro non dilanierà l'avversario la nostra terra, un mantello bianco la Vergine stenderà sui grandi travagli. Avevo in realtà anche selezionato delle poesie dei futuristi, ma mi rendo conto di aver messo già un bel po' di carne al fuoco. Avevo anche selezionato un po' di prose sulla guerra, abbastanza divertenti nel loro cattivo gusto, a dire la verità. Ma, come ho detto, abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, e quindi possiamo concludere con l'Akhmatova, conclusione direi più che degna.